Ragazzi, altro ricordo di questo Assassin's Creed Brotherhood qua, nella città eterna chiamata anche Roma. E questo è Ser Machiavelli. È davanti Castel Sant'Angelo, poi. Che sorpresa vederti qui. Credevo mi avessi mandato a chiamare. Mai. La notizia dell'attacco alla villa si è sparsa per la città. Eravamo certi che fossi morto. Non direi. Sono ancora abbastanza vivo. I Borgia non devono sapere che gli sei sfuggito. Tanto lo sapranno. Scaglia il capitano dei Borgia contro un'impalcatura per uccidere. Questa è molto tosta, sapete? Non so se ce la farò. Vabbè, si è fatto giorno tutto in un tratto, va bene. L'ho mai fatto? Conviene acquistare qualche utile strumento. Non sopravviverai a lungo a Roma senza. Ok, quindi mi sta invitando palesemente ad andare qui. Armi piccole. Vabbè. Ma non c'ho soldi! Che stregoneria è? Ho la mia lama. Per allora avrò di certo trovato quello che. Oh. E le guardie hanno armi da fuoco. Grazie. Per fortuna, posso aiutarti. Ah, è tutto organizzato, capito? Visto che mi sei debitore, forse ascolterai delle parole assennate. Non appena ne sentirò, te lo farò sapere. Che non ce l'ha, Ezio. Comunque, le armi piccole, lo stiletto è buono. Via. Ecco qua, messere. Menzionate chi è i vostri amici. Ah, gli spalacci romani, ok. Armature, spallacci romani. Mi ha dato parecchi soldi, eh. E ci ho anche guadagnato 100 fiorini, tipo. Che era 150 prima. Ora puoi riuscire a tornare sano e salvo a Firenze. Potrei, ma non sono diretto a Firenze. Ah, voglio stare qua a fare fuori tutti. Non ci solleveremo contro l'intera Borgia e i Templari al suo servizio. Non eri così determinato al Monte Rigioni. Come potevo sapere che mi avrebbero trovato così presto e che avrebbero ucciso Mario? Rodrigo si circonda di serfi e sicari. Persino sua figlia Lucrezia è diventata una delle sue armi più letali. Ma anche ella non vale nulla al confronto di colui che sta dietro l'attacco alla villa. È Cesare Borgia. Vietato e crudele oltre ogni immaginazione. Per lui le leggi degli uomini non contano nulla. Ha assassinato il suo stesso fratello per sete di potere. Non teme né il pericolo né la fatica. Chi non cade trafitto dalla sua spada fa di tutto per unirsi ai suoi ranghi. Le potenti famiglie degli Orsini e dei Colonna si sono dovute inginocchiare ai suoi piedi e il re di Francia è suo alleato. Dimmi il suo nome. Cesare Borgia, capo dell'esercito papale. Tanto io rubo lo scrigno. Il suo potere? Che cosa lo spinge? Ancora non lo so. Ma, Ezio, Cesare ha posato gli occhi sull'intera penisola. E se continua così, sarà sua. E ammirazione quella che sento nelle tue parole. Egli sa come ottenere dei risultati. Non risponde. Virtù rara al giorno d'oggi. Avete delle zucchine nel vostro olio. Questa musica così horror, ragazzi, è inquietantissima. No, sono un coglione. Sono un coglione. Lo so tirare fuori la lama, basta. Va bene. Tanto non c'era scritto non farti individuare, quindi buona. Boom. Buona.
Scusate, abbiamo fatto un po' di casotto, va bene così. Era giusto per dare un po' di pepe a questa storia. È troppo moscia così. Quasi quasi che voglio. Non ci conviene andare a cavallo. Roma è assai vasta. Col susseguirsi delle conquiste di Cesare in Romagna e l'aumentare dell'influenza dei Borgia, le zone migliori della città sono passate in mano loro. Non possiamo usare le scuderie. Oh, adesso la volontà dei Borgia è legge. Stai insinuando qualcosa, Ezio? Non fare il finto tonto, Machiavelli. Hai qualche piano in mente? Sto improvvisando. Ma non devi rubare, coglione. Difficoltà 1. Addosso! Vieni qui, brutta merda. Viva i Borgia! Uccidiamo! Venite, pigroni! Abbiamo un assassino da fare arrosto! Viva i Borgia! Mostriamogli l'ospitalità! Boom! L'ospitalità dei Borgia, ragazzi! Viva i Borgia! Uccidiamo quella lumaca! Mostriamogli l'ospitalità dei Borgia, ragazzi! Mostriamogli l'ospitalità dei Borgia, ragazzi! Mostriamogli l'ospitalità dei Borgia, ragazzi! Oh! Uccidiamo quella lumaca! Quante... Cazzo, ho una medicina sola. Va bene, ci dobbiamo giocare bene. Mostriamogli l'ospital... Viva i Borgia! Uccidi... Venite, pigroni! Abbiamo un assassino da fare arrosto! Viva i Borgia! Uccidiamo quella lumaca! Venite, pigroni! Abbiamo un assassino da fare arrosto! Io devo scaraventare contro quel coso lì, ma... Che cazzo? Viva i Borgia! Uccidiamo quella lumaca! Viva i Borgia! Uccidiamo! Mostriamogli l'ospitalità dei Borgia, ragazzi! Mostriamogli l'ospitalità dei Borgia, ragazzi! Viva i Borgia! Mostriamogli l'ospitalità dei Borgia, ragazzi! Oh, ma basta sta solita frase! Mostriamogli l'ospitalità dei Borgia, ragazzi! Che fai? Dai colpi al vuoto? Uccidiamo quella lumaca! Mostriamogli l'ospitalità dei Borgia, ragazzi! Viva i Borgia! Uccidiamo quella lumaca! Venite, pigroni! Abbiamo un assassino da fare arrosto! Mostriamogli l'ospitalità! Viva i Borgia! Uccidiamo! Venite! Mostriamo! Viva i Borgia! Uccidiamo quella... Che affar serio che è! Abbiamo un assassino da fare arrosto! Ok, basta perdere tempo. Mostriamogli l'ospitalità! Venite, pigroni! Viva i Borgia! Venite, pigroni! Abbiamo un assassino da fare arrosto! Mostriamogli! Viva i Borgia! Uccidiamo! Oh. Venite, pigroni, abbiamo una... Mostriamogli l'ospitalità. Venite, pigroni, abbiamo un assassino da fare arrosto. Viva! Ragazzi, è buggato palese. Mostriamogli l'ospitalità. Viva i Borgia. Venite, pigroni, abbiamo un assassino da fare arrosto. Viva i Borgia. Uccidiamo quella lumaca. Venite, pigroni, abbiamo un assassino. Viva i Borgia. Uccidiamo quella lumaca. Mostriamogli l'ospitalità dei Borgia, ragazzi! Viva i Borgia! Uccidiamo quella lumaca! Mostriamogli l'ospitalità dei Borgia, ragazzi! Va bene, ho capito. Si fa così. Via, subito! Muoversi!
questi lui vi porti. Aspetta che io non posso mica subire danni adesso, eh. Oh cazzo. Merda. Sono una merda, sapete? Vabbè, non farò 100%, va bene così. Ne ho abbastanza di lavorare per degli inetti come il... Raga, come potevo scaraventarlo contro la cosa? Non potevo. Easy, non potevo. Non potevo. Solo perché hai ucciso qualche guardia, non ti accoglieranno a braccia aperte alla scuderia. Hai ragione. Dobbiamo lanciare un segnale. Aspetta qui. Adesso arriva la parte più bella, ragazzi. Tutti i diavoli! Quanto mi rode non aver fatto il 100%, ma tra l'altro ero veramente fortemente a rischio. Quindi me la sono dovuta giocare così. Ed eccola lì, ragazzi, incendiata. È quel punto della città, è nostro adesso. Dopo di te. Ti prego di notare come la vecchia conceria abbia accettato di trasferirsi. Quindi c'è la scuderia da comprare, giusto? Nuova potenza. Zero fiorini, a posto. Raga, era impossibile da scagliare. Cioè io ci provo, poi quando vedo che comincia a farsi cazzuta la cosa, cioè fanculo. E allora, boh, facciamo anche mani bucate, però io devo assolutamente comprare delle provviste, ma certo che potresti anche aspettarmi, sì. Vai, vai! Boh, pia, va. Va così da solo. Ah, però lui può passare sopra le guardie, eh. Io no, lui sì. Vai, vai! È il Campidoglio, quindi è vicino al Circo Massimo. Se ricordo bene, questo è il Pantheon. Sei un maestro nell'aprire. Devi girargli dietro, perché poi dritto dritto vai al Tevere, certo. Io intendo curare la malattia. Sto andando per memoria. Di real life, eh. Dietro le parole. Bene, allora parliamo apertamente. La morte di Rodrigo Borgia non avrebbe risolto nulla. Sento di dover dissentire. Guarda la città, il fulcro del potere dei Borgia e dei Templari. Uccidere un solo uomo non cambierà nulla. Dobbiamo estirpare la fonte del loro. Ha ragione. Mi stai suggerendo di fare appello al popolo? Forse. Affidarsi al popolo è come costruire sulla sabbia. Purtroppo anche nel 2023 è così. La fede nel genere umano è il cuore della nostra confraternita. Bastardo, ladro di merda! Va, recupera ciò che ti ha rubato. Vediamoci al Campidoglio! Ma attende una persona di fiducia! Ridammi il mio denaro! Brutto ladruncolo, bastardo! Torna qui! Vabbè, non va ucciso, va solo atterrato, mi raccomando. E quindi col cerchio, no, col quadrato. Stai commettendo un grosso sbaglio! Vuoi che te le suoni? Varish, la finimenta di averti risparmiato la vita. A posto, non ho subito danni, 100% di sincro è buona. Ma che diavolo sta facendo? Vediamo se sta vicino al tizio. Forza, vieni. Non si avvicina. Bene così.